ragazzo fragoloso e bananoso, ragazza fragolosa e bananosa. Oggi giornata di Glock! Ti trovi nella mia cucina in disastro. Nel vortice della mia cucina in disastro c'è un disordine che non te lo dico, non te lo conto. Ieri sera non ho fatto niente. Ma va bene così, stiamo in quarantena, va bene così, tralasciare un po' con le cose, tanto le facciamo oggi. Allora, prima che ce ne andiamo a fare la spesa, beh, ti porto a fare la spesa come nell'ultimo vlog, se non l'hai visto vattela a vedere. Se non l'hai visto vattela a vedere, me sfrantumo. E nel bicchierozzo che mi hanno regalato questa tazza, questa non è un bicchierozzo, è una tazza. È una tazza, sì, oggi cappellino, poi ti dico anche il perché. Sto mettendo spesso il cappellino, ma va bene così. Questa tazza è una delle tazze della mia collezione di tazze. Sì, mi piace collezionare un po' le tazze, un po' di tazze particolari. Questa mi è stata regalata da un'amica lontana che adesso ci vediamo poco. Beh, va bene così. No, c'è il riflesso. Riflesso della luce del giorno. Riflesso della luce del giorno. Mi vedete meglio? Ma va bene così. Dopo ci andiamo a mettere tutta l'ambaradan in mascherina. E va bene così. Andiamo a fare la spesa. Andiamo all'Iperconad, come sempre, come al solito, più vicino a casa. Mi accompagna con me Verdino e il Carlino. Ma va bene così. Va bene proprio così. Verdino e il Carlino. E nel frattempo che andiamo a. Prima di tutto, che ti devo dire? Ah, sì, dovrei sorseggiarmi la mia spremuta di arancia. Mi sarò fatto tutta la tazza. Sì, in questo periodo ho scoperto che mi piace molto farmi le spremute di arancia. Non perché prima non me le facessi, sì, me le facevo, però. In questo periodo ho incominciato anche a sperimentare un po' di spezie nuove che all'Iperconad non trovavo tanto. Prezzi esagerati, ma vabbè, adesso si trovano in prezzi che hanno messo una nuova linea di marca di. Marca di. Sì, spezie. E ho cominciato a prendere la curcuma, lo zenzero, i chiodi di garofano, queste cose che non si usano tanto. Qui in Italia, però sta incominciando ad avere un po' la moda, ma non perché vada di moda, io lo utilizzo, ma perché mi piace proprio il sapore. Ho detto, vabbè, proviamolo. Mi piace il sapore, anche perché hanno delle proprie proprietà che non sono io il medico di turno a dirti le proprietà della curcuma e dello zenzero, però fanno molto bene. Mi piace perché hanno quel saporino forte. E nell'arancia, curcuma e zenzero mi piacciono un sacco. E poi aiutano tanto per vitamine e quant'altro. Aiutano anche il sistema immunitario, le spezie, determinate spezie. Io sorseggio perché tra qua non ci andiamo più. Allora, si è fatto. Quasi orario di pranzo, io dovrei pranzare, ma preferisco pranzare dopo perché all'Iperconad nei giorni infrasettimanali, cioè che non siano dal venerdì in poi, venerdì e sabato, diciamoci, venerdì e sabato ci si può andare in orario di pranzo e in orario di pranzo non c'è folla fuori dall'Iperconad per entrare. Perché mo ci stanno le file per entrare e quant'altro e non si trova neanche tanta fila alla cassa, oltre che ti fai la spesa, oltre che ti vedi le offerte e quant'altro, perdi tempo perché devi fare la tua spesa. Io ho la lista già fatta qua sul Cellulos e vado. Questa volta mi sono portato il carrellino, mi porto anche qualche busta perché non si sa mai, perché l'altra volta ho preso un po' di cose, ma erano voluminose, però adesso porto la busta. Queste qua della spesa, quelle là in plastica, quelle riutilizzabili, e va bene così. Io nel frattempo sorseggio.
sono in outfit grigio e nero. Metterò il giubbino nero. Vabbè, la mascherina è il colore quello è. Non le ho riuscito a trovare nere. Mi sarebbe piaciuto nere. Mi sarebbe piaciuto trovare anche quelle in stoffa. Mi farebbe piacere farne qualcuna. Ma non ho la stoffa. Anche per fare qualcosa di fashion, di creativo, qualche foto. Non lo so, su Insta. Ma va bene così. Poi troverò e farò. E metterò gli occhialotti neri. Quelli là neri leggeri perché se entro all'interno del centro commerciale, beh, comunque si vede anche un K, un P, poche luci e quant'altro, non si vede un K. È meglio essere previdenti. Beh, i perché utilizzo il cappellino? Beh, nonostante tutti i miei capelli si stanno gonfiando in una maniera esagerata, perché è di normale che i miei capelli si gonfiano in una maniera esagerata, perché per come non lo so. Perché ne ho tanti, perché sono voluminosi e perché va bene così. Nella parte centrale stanno incominciando a crescere e se si raggruppano, forse può essere che fra un po' si riuscirà a fare anche un codino. Nella parte laterale stanno incominciando a gonfiare, ma va bene così. Preferisco mettere il cappellino 1 perché ho i capelli sporchi. 2 non è perché mi piace uscire con i capelli sporchi, ma perché essendo che esco fuori non sa mai chi potrei incontrare, quel che sia o quel che sarà, preferisco tenerli sporchi perché quando rientro mi faccio anche una bella sciampata di capelli e sto bello fresco, perché oltre le mani, oltre avere la faccia sistemata, oltre avere i capelli puliti, perché sono le cose che stanno più esposte, devi tenere anche la barba pulita. Oltre a tenere tutte queste cose pulite, perché sia buono che non mi regolo, quando entri di casa, tutto quello che tenevi indosso, incomincio a togliertelo perché non so mai, specialmente come il giubbino, come le scarpe, perché è buono così, ma è buono così farlo, ma non perché adesso c'è il coronavirus ed è buono di norma farlo. Ma è buono di norma farlo sempre per non avere poi conseguenze in qualsiasi tipo di infezione, malattia, quel che sia. Adesso sì, ci sta in questo periodo che oramai si deve avere un po' di più accortezza perché comunque è un virus particolare e quant'altro. Ma rendiamoci conto che comunque i virus, da quando nasciamo, siamo sempre esposti a virus, batteri e quant'altro. Adesso in una maniera più esagerata, perché comunque questo virus è particolare. Però comunque, detta tutta, io se non mi bevo il mio Bimby Tonsolo, la mia acqua aranzuita, non scendiamo più. Io bevo, dai, che è meglio. Allora, c'ho da dire il carrellino, ho portato anche l'ombrello perché qui sta incominciando per piovere, ma va bene così. Ma va bene così, andiamo a farci la spesa. Ma ok, andiamo a fare la spesa, nonostante tutto piove, però comunque la spesa quando va fatta, va fatta. E qua si dice che anche nei prossimi giorni dovrebbe piovere, perciò meglio farla adesso che sta, come si dice qua, schizzichia, cioè piovigina. No, ma neanche piovigina, no, schizzichia è tutta un'altra cosa, è quando piovigina, ma nel modo molto, c'è una goccia di qua, una goccia di là, poche gocce, ma va bene così. Ho i miei occhialonzoli, verdino il carrellino, ci adigiamo a un attimo solo in panificio e poi dopo andiamo al supermercato. Sì, ho detta tutta, ho portato con me lo zaino. Io di solito vivo con lo zaino, ma non perché
Mi piace lo zaino. Sono dei zaini molto carini, molto capienti, molto, come posso dirti, comodi. Ma perché io... Sto in un periodo senza auto. E portarsi le cose così in borsette piccole, marsupi e quant'altro, e non ci entra un piffero, non va bene. Poi... Se fai la spesa dove ti metti tutto l'ambaradan? Ma va bene così. Così almeno ho portato anche le buste, ho messo all'interno dello zainetto e posso benissimamente, se mi occorrono, mettere qualcosa nello zainetto. Così non ho problemi. Ah, eccoti qua. Raga, io spero di trovare quello che mi serve. E come detta tutta, come al solito, io quando vloggo col mio cellulos, non tolgo mai la connessione dati, e sentirai tutti i din 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 don din din du di tutti i messaggini che mi arrivano degli amici, i vari gruppi e quant'altro. Io quasi arrivato al panificio. E poi mi dirigo all'Iper Conad. Beh, panificio fatto, ho preso per pranzo, ho preso anche un paio di panini, non di più. Ho preso il pranzo perché... Sì, sto cominciando a mangiare un po' più pulito, un po' più sistemato, perché in questo periodo fa anche bene mangiare pulito e mangiare sistemato, perché comunque facciamo, cioè bruciamo di meno, non usciamo più come prima, non andiamo più a fare quello che dovevamo fare, anche se per esempio la sciocchezza prima si scendeva anche per incontrare l'amico sotto casa per prendersi il caffè al bar. Sotto casa adesso non lo facciamo perché comunque non lo possiamo fare. Ci si mangia, ci si comincia a mangiare un po' di meno e quant'altro. E sinceramente mi ci trovo molto molto meglio perché poi facendo anche attività fisica ci si sta bene. Io nel frattempo che guardo di destra e sinistra perché la strada non vorrei morire, baby. Allora, tralasciando ciò, ho trovato un'app che sto utilizzando 3-4 giorni. Ma così per caso, girando su Play Store, io ho Android, non so se esiste anche per quando riguarda un iPhone. Sistema Apple, che è l'App Store, sì, l'App Store è un'app per quanto riguarda l'allenamento in casa. Mi piace perché oltre a darti le schede di allenamento per principianti, intermedio e avanzato con vari tipi di esercizi, che te li puoi dividere, esercizi per braccia, addominali e gambe, oppure esercizi per tutto il corpo. Ogni serie di esercizi ti dura una decina di minuti e sono serie molto facili. Sto facendo quello principiante e mi piace molto perché non solo ti calcola il tempo, ti calcola le calorie bruciate, ti calcola anche il tempo tra un esercizio e l'altro. Ti fa vedere l'esercizio, allenamenti di stretching, e ci sono esercizi che ti spiega che potresti farli sia in casa con determinati attrezzi, sia in casa senza avere gli attrezzi, perché ti dà le varie soluzioni per gli attrezzi. Se poi per esempio non conosci l'esercizio perché non lo riesci a capire tramite le figure che ti spiegano, ti rimanda anche al link per vedere il video YouTube, video prettamente
in inglese per capire l'esercizio come va fatto. Io mi ci sto trovando bene, non mi ricordo il nome di questa app, però comunque io mi ci sto cominciando a trovare bene perché ho scoperto degli esercizi che non conoscevo, anche esercizi di stretching che mi fa più che bene fare stretching, e fa più che bene fare stretching in questo periodo perché comunque ci si sta molto seduti, i muscoli si addormentano e quant'altro, e fa bene fare un po' di movimento anche per le persone che hanno qualche patologia, ma va bene così. Io mi sto dirigendo, come si suol dire, all'iperconad, qualche gocciolina d'acqua ci sta ancora, spero di non trovare tante di quelle persone, ma va bene così. Allora, qui sta incominciando a piovere molto molto più forte, ma ci mettiamo un po' al riparo e apriamo l'ombrellonzolo. L'ombrellonzolo. Ecco, io apro l'ombrellonzolo, vado all'iperconad e ci vediamo dopo. Beh, finalmente rientrati a casa, sì. Gioia tesoro, sì. Sono rientrato a casa e parliamo un po'. Sì, non c'era caos non c'era caos al supermercato, sono riuscito a farla. Non sono riuscito a bloccare perché pioveva. Mantenevo un ombrello, mantenevo verdino nel carrellino, mantenevo la borsa, mantenevo altre cose, ma va bene così. Sono riuscito a fare la spesa, non c'era folla, non c'era fila perché pioveva e parecchie persone non sono uscite. Ahimè, ben così. Sono riuscito a fare anche brevemente la fila alla cassa, e va bene così. Fortunatamente sono riuscito a trovare le mascherine, quelle in stoffa rilavabili. Beh, a un prezzo accettabile. A un prezzo accettabile, ne ho prese un po', così me le tengo in casa, perché comunque si sa mai. Non si sa mai, è sempre buono tenerle. Mi sono già lavato le mani e quant'altro. Adesso incomincio a sistemare la spesa perché c'è l'urgenza che i surgelati va a finire che si scongelano e non va bene. Io vado anche a fare un po' il pranzo. Si sono fatte le quasi 4. Sono sceso che era verso neanche l'una. Si sono fatte quasi le 4, ma va bene così. Oramai è così quando si va a fare la spesa al centro commerciale, ci perdi anche un po' di tempo. Già stanno pensando là di attuare al centro commerciale le misure per poter cominciare di ripartire in un modo decente e fattibile. Parecchi negozi ho letto che hanno messo annunci per spedizioni online e quant'altro. È una buona iniziativa, così almeno ci si può usufruire del servizio dei negozi, anche quelli di abbigliamento e quant'altro, almeno non finisce l'economia, è una buona situazione. Io troverò una soluzione anche per quanto riguarda il mio lavoro. Però detta tutta, se ti fa piacere, io prossimamente, seguimi, che io prossimamente farò video chiacchiericci con la zia. Chiacchiericci con la zia, un po' del più e del meno. Beh, io vado, io te lascio, un buon proseguimento di giornata e di vita, e ciao!